Ciao a tutti, è un po' che non ci vediamo, come state? Io non ci sentiamo con molti in privato, un po' per mia scelta devo dire, perché comunque è sempre dietro l'angolo la paura di essere un po' la mucca in vendita al mercato per collezionare i numeri di telefono. Uno dei motivi è che ho gli strascichi di un virus influenzale che si presenta con una tosse e non mi permette di parlare bene. Il medico ha detto che devo prepararmi ad una durata totale di 2 mesi e ne è passato poco più di uno. Questa è stata una delle cose, diciamo, che mi ha un po' distolto dal fare i video. Inoltre, volevo aprire una nuova rubrica, volevo parlare di libri, adesso posso annunciarvelo. Ma non l'ho aperta semplicemente perché volevo iniziare almeno con due libri e devo finire di leggere il secondo, così da potermelo recensire. Non ho intenzione di lasciare il canale assolutamente, ma ho bisogno di tempo. Perché comunque va bene essere ospiti in una casa se c'è bisogno, però ultimamente è venuto proprio a mancare quello che è il rispetto per l'ospite. Come alcuni di voi sanno, io faccio scuola di canto e molto spesso arrivo al termine della settimana con una preparazione minima. La mia insegnante è molto comprensiva, però ciò non significa doversi approfittare di lei. E questo mi dà fastidio. Questa mancanza di rispetto per l'ospite implica appunto anche che io sia più lento a leggere, che sarebbe un'ottima alternativa dal momento che non devo sforzare troppo la voce. Se ci riesco, non ve lo prometto, però se ci riesco, proverò a convincere una persona molto speciale che non è Maurizio a voler fare un video con me. Non è Maurizio almeno per il momento. Nel senso che ci dovevamo vedere, ma purtroppo ci sono state delle cause di forza maggiore, per cui non ci siamo più visti. Però contiamo di provare a vederci in futuro e in quel caso lì vedremo se ha voglia di fare un saluto anche a voi. E soprattutto se ci sarà il modo, perché quando dico che non c'è rispetto per l'ospite, intendo anche che io ho il veto di incontrare le persone fuori casa, qualunque sia la natura del rapporto che mi lega ad esse. Bene. Volevo fare questo piccolo video per salutarvi, perché è uno dei pochi momenti che sono solo a casa e si vede che è casereccio perché non ho nemmeno avuto modo di farmi pulire la webcam. Vi saluto e spero veramente di vederci presto, farò il possibile, però non prometto. Ciao.